Ciao amici da Frank Bianconero, dobbiamo commentare il giorno dopo Roma-Juve, tra le pagelle e un paio di fatti tra Ken e Vlahovic, che è montata la polemica, Vlahovic e Allegri e così via. Abbiamo perso una partita non meritata, ma il calcio è anche questo, ti devi abituare a volte a vedere anche queste partite. Io poi sto sentendo di nuovo calcio, non calcio. Una squadra che comunque arriva 15 volte in area di rigore, una squadra che prende tre pali, di giocare bene poi è un aggettivo astratto, perché alla fine cosa significa giocare bene? Quando non dai, o meglio, dai un'occasione all'avversario nitida e un tiro da fuori area, quello di Mancini, dove siamo stati passivi, e questo non va assolutamente bene, perché noi non ho capito ancora perché regaliamo i primi 10-15 minuti di ogni tempo da tantissimo tempo, da tantissime partite. Anche col Nantes siamo partiti non benissimo. Detto questo, andiamo alle pagelle. Szczęsny 5, irriconoscibile ormai come atteggiamento, come va a terra, la lentezza che va a terra, la palla ieri li passa vicinissimo. Il grande portiere di una grande squadra, quando ricevi un tiro devi cercare di fare la bella parata, che secondo me ieri non sarebbe stata nemmeno una grandissima parata. Per esempio, rispetto a quella su Sanabria, molto 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 difficile. Ieri, anche se c'era un po' Danilo davanti, era abbastanza leggibile, perciò 5. Danilo 5, al 96esimo non puoi andare con quel piattone davanti al portiere a 7-8 metri dalla porta, devi cercare di far gol. In più, non per responsabilità di Danilo, perché dopo l'infortunio di Alexandro è andato a sinistra, e a sinistra ha fatto un po' di caos nelle letture, perché ragazzi, d'utilità, capace di giocare dappertutto, si sacrifica, sempre tra virgolette, sacrificarsi giocando a calcio un po' dappertutto, però dinamiche, postura, la tipologia di avversario che c'è da un lato rispetto all'altro cambiano e va in difficoltà anche uno esperto come Danilo, perciò ieri non mi è piaciuto tanto. Bremer 6, non abbiamo subito nulla dalla sua parte, ieri è stato abbastanza diligente, ma poi tutto sommato in difesa non abbiamo subito nulla. Perciò è stata una partita controllata. Alexandro 6, mi è piaciuto ieri, veniva in mezzo al campo, ha fatto un paio di chiusure interessanti, insieme a Rabiot e Kostic a sinistra hanno fatto un buon lavoro anche nel primo tempo, siamo stati sempre un po' più pericolosi, soprattutto da quel lato, perciò io gli do un 6. Bonucci, che è entrato al posto di Alexandro, gli do 5, perché ormai anche lui è un mammifero che sta in campo da fermo, abbassa la squadra. Ogni volta che prende palla è lento, fa 10 tocchi, cammina per il campo, a me non è mai piaciuto, ma gli togliamo anche la verve fisica che aveva qualche tempo. Secondo me è giocatore inutile, ormai sta diventando anche lui, anche perché poi anche ieri ha girato i palloni in maniera orizzontale, perciò non ha fatto chissà che nel secondo tempo. Fagioli secondo me è stato il peggiore, sempre dopo Paredes, il peggiore del centrocampo. Tecnicamente, no, come impegno, ha fatto due o tre cose buone, ma poi si è perso nel tecnico, diciamo, ieri, cose che per lui sono abbastanza normali. Ieri è andato meno bene del solito, io gli do un 5,5. È vero anche che di fronte aveva due energumeri, soprattutto Matic, che è un volpone più che Cristante. Matic è veramente un bel giocatore, ha i suoi anni ora, però è un giocatore tattico, un giocatore che sa usare il fisico, è un giocatore che ti mette un po' timore, è un giocatore che ha un suo curriculum niente niente male, poi c'è una mentalità sicuramente rispetto a tanti altri giocatori della Roma parecchio più evoluta. Locatelli anche ieri mi è piaciuto, Locatelli anche ieri mi è piaciuto, 6 e mezzo gli do, si è sacrificato e ha chiuso un paio di volte in mezzo ai due difensori centrali con delle ripartenze della Roma, ha fatto quello che ormai ha imparato bene a fare dal mio punto di vista, diciamo una fase difensiva è tatticamente abbastanza intelligente, una fase difensiva molto attenta, perciò per me va benissimo così, dovesse continuare, anche perché poi è entrato Paredes 2, ha toccato 4 palloni, 4, 3 palloni gli ha dato alla Roma per farli ripartire, e una che ha fatto il calcio d'angolo dove abbiamo preso palo là sulla zona di Cristante, di Abraham, il terzo palo, diciamo, della serata. Perciò Paredes irriconoscibile, inguardabile, irrispettoso, arrogante, strafottente, perciò tutti, diciamo, gli aggettivi che possiamo dargli in maniera negativa, sempre riferito al calcio, io glieli do.
Rabiot per me 7, io gli avrei dato 7 e mezzo se non avesse fatto quella leggerezza nell'essere passivo sul tiro di Mancini, perché là devi andare a chiudere, devi essere un po' lesto ad andare a chiudere, aveva 5 metri. È vero che nel calcio capita la cosa che, siccome non è Dybala che sta tirando dal limite, ma Mancini, uno pensa, vabbè, anche se calcia Mancini, e invece proprio così come è andata, non ce l'aspettavamo, perciò io gli do un 7 perché poi il secondo tempo è stato strabordante fisicamente, recuperava su tutti, triplicava su tutti, io parlo a livello di corsa e di fisico, ha recuperato un bel po' di palloni, recuperava palloni e già dopo 3 secondi stava dalla parte verso la linea di fondo ad inserirsi, perciò ha preso un palo ieri che poteva indirizzarlo meglio su quel lancio di Danilo nel primo tempo, però è un giocatore sempre molto molto utile, sperando che le parole anche del dopopartita possano far sì che possa rinnovare, poi ognuno come sempre resta della propria opinione. Kostic il migliore in campo secondo me, un giocatore straordinario per caratteristiche, per motore, per fisicità, per capacità aerobica, per precisione nei cross anche con l'uomo davanti, molti cross interessanti anche ieri. E lì poi verremo al dunque. Molti cose interessanti anche ieri. L'area la riempiamo sempre poco. Un paio di volte soltanto si è inserito Rabiot, però è troppo poco. E il centravanti, diciamo che fa il movimento a volte sbagliato, diciamo così. Perciò per me Kostić è stato il migliore ieri. Il cambio è dovuto anche al fatto che era abbastanza stanco. Di Maria ha cercato di fare sempre quello che fa lui, saltare l'uomo. Ha tirato dalla distanza, la Roma comunque gli ha preparato la gabbia, come si suol dire nel gergo, come ha fatto il Monza quando è venuto a Torino, però gli do sempre un 6,5 perché dal suo piede può nascere sempre qualcosa di importante, perciò va bene così. Vlahovic per me il peggiore in campo dopo Paredes, 4. 4 poi dopo magari vado anche a dire più cose. Un attaccante non può giocare in questa maniera, soprattutto in area di rigore, muoversi come si muove lui, non avere mai nessuna intuizione, non avere mai la capacità di anticipare una volta il difensore. Primo tempo si è mosso abbastanza bene, anche spalla alla porta, il secondo tempo innocuo, non è arrivato nulla e ha fatto veramente poco 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 per quanto riguarda per lui, per noi, per la squadra, perciò ha fatto poco. Pogba è entrato, ha fatto un paio di piroette, poteva calciare in porta col sinistro quando si è girato in aria, però si vede che è un po' indietro di preparazione, abbastanza pesante, però ovviamente l'indietro di preparazione, quando gli dà la palla sui piedi, anche lui sempre qualcosa può fare a livello tecnico, perché comunque è un giocatore fortissimo, ragazzi. Chiesa ha fatto un paio di sprint buoni, un tiro sbagliatissimo, anche se per lui. Io quando ha cominciato a calciare, quando ha dato il tiro che ha cercato di metterla sul secondo palo, è andato sulla curva della Roma, già mi stavo alzando perché pensavo che fossero proprio quei tiri che lui di solito sbaglia poco, tipo quello col Monza, quello che ha fatto con la nazionale. Perciò cosa dobbiamo dire? Dico 6 e mezzo a Chiesa per come è entrato. Ora veniamo alla nota dolente. Ken, voto 2. Premesso che quello è un giocatore antisportivo, un giocatore che ha come idolo Materazzi, un giocatore che con la Cremonese doveva essere espulso perché dà la gomitata sul giocatore, se non sbaglio, Meite o Kereke della Cremonese, non ricordo ora il nome, ed è un provocatore, ed è uno che insulta, ed è un arrogante, è peccato che non si trovano mai gli attaccanti nei periodi storici che servirebbero per questi giocatori. Perciò gli do voto 2 perché l'arbitro doveva fischiare prima, perché l'ha scalciato, gli ha tirati i capelli e doveva essere ammonito Mancini, ma visto che non ti ha fischiato non dai e non fai quel fallo di reazione. Perciò ogni tanto prendiamoci le responsabilità anche noi, non dando sempre la colpa agli altri, perché poi alla fine loro hanno fatto la loro tattica, cercavano di provocarti, di buttarla in caciara dopo il loro 1-0 e ci sono riusciti e noi siamo stati lenti e poco rabbiosi a voler andare a riprendere. Questo è, ho spiegato Ken. Per quanto riguarda Vlahovic, Allegri, io lo ripeto, in allenamento puoi fare tutti i movimenti che vuoi, 11 contro 0, 11 contro 4, i compagni di squadra, i ragazzi della Next Gen, la partita, le dinamiche, come rimbalza il pallone, l'avversario che hai, la partita conta,
il tipo di cross, il cross con l'avversario che ti pressa, che c'è un passo rispetto a quegli allenamenti diversi. Tu non puoi fare tutte le letture sbagliate di ogni cross, che un compagno di squadra come Kostic, che lo conosce anche dalla nazionale, non ne indovini uno. Poi possiamo dire che ieri è stato abbastanza solo, però se si dà la colpa sempre ad Allegri perché non fa i movimenti in aria, quelle sono cose che anche istintivamente lo deve avere un grande attaccante. Perché a Milik non credo, quando si muove di spalla alla porta o in aria, che spesso arriva anche al tiro, Allegri gli dice cosa deve fare in area di rigore, perché quelli sono attimi quando è un momento che il compagno trova da crossare, perché non è sicuro che il compagno crossa nel momento o nella zolla dove crossano in allenamento, dove ci sono delle esercitazioni. Le esercitazioni contano per capire determinate cose, ma in partita poi le letture le deve avere tu Vlahovic, tu giocatore, chiunque gioca, ancora di più, come dico sempre, a questi livelli devono essere dell'ABC di provare di andare sul primo palo. La palla di Di Maria che mette la sottera nel secondo tempo, quella è una palla che un rapace d'aria ci deve andare. Il colpo di testa svirgolato da Smalling, se non sbaglio, dove lui poteva andare col destro che era davanti a Rui Patricio, era arrivato in anticipo e la svirgola anche con il piede sinistro, quelle sono cose da centravanti che se vuoi diventare o vuoi farti chiamare campione, non deve farti chiamare campione perché ti ha pagato 90 milioni, perciò ormai è campione punto, o quello è scarso punto, perché noi di Costa ci abbiamo sentito che vabbè, non l'ha voluto nessuno, nessuna squadra top, costa pochissimo, guadagna pochissimo, chissà cosa sarà, perché ormai si va a peso rispetto a vedere le prestazioni, ormai si dà l'etichetta, Vlahovic è forte, la colpa è di Allegri e non si tocca più Vlahovic. Secondo me la Juve ha preso un centravanti perché ne aveva bisogno. Ma il valore di Vlahovic non è quello che è stato pagato. E poi per me una persona, a prescindere di chi fosse, triste, sempre la faccia corrucciata, sempre a me, sta cosa qua, e poi ritorniamo sempre sui soliti argomenti mentali, che ci sta l'argomento che ha detto Allegri, che è pesante l'area che c'è intorno alla Juve, ma quando sei in campo sei sempre un po' più liberi. Perché non vedo poi altri che hanno queste facce. Le facce degli altri sono quelli che vogliono cercare di fare la partita, vogliono cercare di far bene. Non sono quelle sempre di quella faccia triste. Poi sarà colpa di Allegri, magari cambieremo allenatore. Vedremo, farà 10 gol a partita perché poi all'improvviso i movimenti li fa tutto bene, i controlli palla li fa tutti bene perché è tutto quello che ne viene. Perciò noi guardiamo partita per partita, prestazione per prestazione, un giocatore può costare 1 milione o può costare 200 milioni, vediamo le prestazioni, perché l'allenatore è il primo responsabile di quello che succede in campo, ma i giocatori non dobbiamo sempre lasciarli stare. Cioè, perché sennò Paredes, che era un pallino di Allegri da tanto, e a me è piaciuto tanto, piaceva tanto ed è piaciuto tanto quando la Juve l'ha preso, cosa dobbiamo dire? Che deve giocare per forza titolare perché Paredes, nel momento che l'ha preso la Juve, era uno dei play davanti alla difesa più importanti d'Europa? Lo possiamo dire, ma con la Juve sta facendo cagare. E allora è giusto che sta fuori, è giusto che gioca a Barrena Acea, è giusto che giocano altri. Lo stesso vale per Vlahovic. Tra Vlahovic e Milik in questo momento non c'è nessun mismatch. Milik fa tutto quello che deve fare un attaccante, viene incontro, calcia, si trova in area di rigore, si muove in area di rigore, anticipa di testa i difensori, fa quei movimenti là. Copialo in allenamento, fai qualcosa di meglio in allenamento per migliorarti. Poi puoi andare anche via. Per colpa di Allegri puoi andare anche via. Però qualcosa in più secondo me lo devi vedere, non per quello che sei stato pagato, per quello che tutti sembrava doveva essere e al momento non è. Addirittura veniva paragonata ad Haaland, perciò lasciamo perdere. Questo è ciò che penso. Abbiamo prodotto tanto, concluso poco precisi negli ultimi 20 metri, poco cattivi, pochi con la cazzimma, pochi con le palle, pochi con il carattere, pochi a protestare contro una squadra antisportivissima che ha fatto il suo gioco per portare a casa la partita, ma noi siamo sempre dormienti e subiamo tutto ciò che gli altri ci fanno. Detto questo, fino alla fine Forza Juve, iscrivetevi al canale di Frank, perché non è finita, ora riparte giovedì l'Europa League, ma restate sintonizzati, attivate la campanella. E lasciate un like. Ciao a tutti da Frank Bianconero, buona serata e buonanotte.